Il contenimento dell'aumento dei tributi dovuti per la gestione dei rifiuti passa da 3 punti. Applicazione della tariffa puntuale sul secco, premialità per il superamento della soglia dell'80% nella raccolta differenziata e sostegno della Regione e comuni per far fronte all'aumento dei costi di conferimento. Il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, lo ha dichiarato a seguito dell'approvazione del bilancio del Consorzio Industriale Provinciale. Il funzionamento della discarica e i costi di conferimento hanno subito aumenti importanti a causa soprattutto, ma non solo, dei rincari energetici, ma siamo impegnati ad attenuarne il peso applicando tutti i correttivi possibili. Quindi l'aumento dei costi di discarica non significa aumento speculare dei tributi a carico dei cittadini. Oristano è ormai stabilmente sopra quota 80% nella raccolta differenziata, ha aggiunto Sanna. Era un obiettivo strategico sul quale abbiamo lavorato molto. Ricordiamo la campagna di comunicazione varata l'anno scorso che puntava proprio all'80%. Era un obiettivo strategico sul quale abbiamo lavorato molto. È stato raggiunto grazie soprattutto ai cittadini che nella raccolta differenziata si sono rivelati molto sensibili. In questo senso è fondamentale che i cittadini continuino con il medesimo impegno. Altre risorse arriveranno dall'applicazione della tariffa puntuale del secco, con l'obiettivo di pagare in base alla quantità di rifiuti indifferenziati realmente conferiti dai cittadini. Giunta regionale ancora in fase di composizione con il presidente della regione Christian Solinas, rinchiuso a Villa Devoto a cercare una quadra dalla quale deve scaturire il nuovo esecutivo. Molti e diversi nodi da sciogliere, come pure gli accostamenti che vanno cercati per evitare scollature e a lungo andare ritorsioni. Si danno per certe le riconferme degli assessori Giuseppe Fasolino, Forza Italia al bilancio, Quirico Sanna Sardista all'urbanistica, Andrea Biancareddu dell'UDC alla cultura, tutti gli altri sarebbero in movimento. L'assessore alla sanità Mieddu, per essere probabilmente sostituito con l'ex senatore Carlo Doria del PisDAZ, quella all'agricoltura Gabriella Murgia, a meno di mutamenti intervenuti in queste ultime ore dopo l'annuncio dei pagamenti disposti da Argea a favore del settore agricolo. Oggi dovrebbe essere comunque la giornata di chiusura. Per intanto è stato approvato un provvedimento che proroga ai loro posti la permanenza degli staff. Oristano, Cabras, Ghilarza, Abasanta, Norbello e Zediani hanno detto no alla violenza sulle donne. Sabato 26 novembre alle 9:30 in Piazza Leonora a Oristano si è tenuto un flash mob per mostrare vicinanza alla popolazione femminile dell'Iran. Domenica 27 novembre la camminata e la corsa rosa per le vie del centro storico oristanese. A Zediani, nei locali dell'ex Monte Granatico, è stato portato in scena lo spettacolo teatrale La chiave dell'ascensore. Una disertazione angosciosa e claustrofobica sull'incubo della sopraffazione, di cui la violenza domestica è solo una delle possibili espressioni. Sabato 26 novembre, la marcia intercomunale Piccoli e Grandi Passi contro la violenza sulle donne. Hanno collaborato la Polizia di Stato e il SIGULP, che hanno installato nei comuni 3 panchine rosse con una frase simbolo. Domani 29 novembre alle 16:30 a Oristano si terrà la festa della municipalità, il nuovo evento culturale proposto dall'assessorato alla cultura del comune in collaborazione con la Fondazione Oristano, l'Archivio Storico Comunale e Museo Oristano. L'elezione dei consiglieri nella Oristano Cittareggia. Il titolo della conferenza è in programma a Palazzo degli Scolopi in occasione della ricorrenza di Sant'Andrea Apostolo. La festa fu proposta per la prima volta nel 2019 grazie all'intuizione dell'attuale sindaco Massimiliano Sanna, che allora ricopriva l'incarico di assessore alla cultura. Vuole essere un evento culturale e istituzionale per ricordare la festa di Sant'Andrea, giornata in cui ogni anno, in epoca aragonese e spagnola, veniva eletto il consiglio civico della nostra città, ha spiegato il sindaco Sanna. La manifestazione, ha aggiunto l'assessore alla cultura Luca Faedda, vuole essere un tributo alla città e alla sua storia, nonché alle donne e agli uomini di cultura e delle istituzioni che hanno dato lustro alla nostra comunità.
Hanno giurato venerdì 25 novembre davanti al sindaco di Cabras, Andrea Abis, 10 nuovi barracelli, 4 donne e 6 uomini, accompagnati dal comandante del corpo Fabrizio Lucchi e da Barbara Poddi, responsabile del servizio di polizia locale. I nuovi agenti avevano partecipato all'avviso pubblico per l'ingresso nella compagnia pubblicato lo scorso giugno, cui erano seguite le giornate di formazione e un colloquio finale per l'ammissione. Numerose le funzioni che dovranno svolgere, tra queste la vigilanza e la tutela del territorio di competenza comunale, la collaborazione con le autorità nell'ambito del servizio di protezione civile, sia in caso di emergenza idrogeologica, sia nell'ambito della prevenzione e spegnimento degli incendi. Durante la cerimonia, ogni nuovo componente ha pronunciato il giuramento, promettendo di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni. Il contributo prestato dalla compagnia barracellare al comune è di fondamentale importanza, in quanto consente all'ente di poter fare affidamento a personale qualificato in attività rilevanti come quella della vigilanza e pattugliamento, antincendio, prevenzione e sicurezza all'interno del sistema comunale di protezione civile, ha affermato il sindaco Andrea Abis. Risultati eccellenza, 16ª giornata. Ferrini Nuorese 3-1, Ghilarza Calangianus 0-3, Iglesias Carbonia 1-3, Lippunti Latte Dolce 0-4, Monastir Cosmoto Osese 0-0, Sant'Edoro Portorotondo Arbus 4-1, Sant'Elena Taloro 0-2, Tarros Budoni 0-5, Villacidrese Bosa 1-2. Ha riposato il Lanusei. La classifica. Latte Dolce Budoni 34, Ossese 30, Taloro 28, Sant'Edoro Portorotondo 26, Bosa Ghilarza Carbonia 23, Villacidrese 22, Calangianus 21, Lanusei e Tarros 20, Ferrini 19, Sant'Elena 17, Iglesias 14, Arbus 13, Nuorese 10, Monastir Cosmoto 9, Lippunti 7. Risultati promozione Girone B, nona giornata. Arborea Santa Giusta 2-1, Atletico Bono Siniscola Montalbo 0-0, Tortoli Terralba 3-0, Fonia Basanta 1-0, Itolo Barisardo 1-2, Paulese Bitese 4-2, Posada Tonara 3-1. La classifica. Arborea 25, Barisardo 20, Santa Giusta e Tortoli 16, Siniscola Montalbo 14, Idolo Atletico Bono Terralba e Fonni 13, Posada e Abbasanta 11, Paulese 6, Vitese 5, Tonara 0. Risultati prima categoria Girone C, nona giornata. Nurrio Vodda 1-3, Freccia Partemonti Soristanese 5-2, Narboliese Samugheo 3-1, San Marco Isili 3-2. La classifica. Ovodda 25, Samugheo 21, Narboliese 19, Pozzo Maggiore Freccia Partemontis 14, Seulo 13, San Marco Ristanese 11, Isili e Sadali 9, Silanus 8, Nurri 6, Ruinas e Sanverese 2. Per domani, martedì 29 novembre, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica di Marrubio. Nel dettaglio, saranno collegate due nuove condotte nei pressi dell'incrocio tra le vie Euristano e Mandrolisai. Durante le operazioni, tra le 8 e le 13, sarà necessario sospendere il flusso idrico in uscita dal serbatoio comunale. Pertanto si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nel centro abitato. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l'orario di riapertura dell'erogazione, qualora l'intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha approvato la ripartizione del finanziamento regionale in merito alla legge regionale numero 3 del 9 marzo 2022, articolo 1, disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. L'Associazione Volontaria Sanverese si mette a disposizione per promuovere una campagna di prevenzione dell'ipertensione e per il controllo del sangue. I volontari saranno a disposizione il martedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12. Le società e le associazioni sportive oristanesi hanno tempo fino al 12 dicembre per presentare domanda al Comune per i contributi per l'attività ordinaria svolta nell'anno 2021 o nella stagione sportiva 2021-2022.